questo sacrificio se tutto finisce. Voi vi potete riprendere vostro marito. Io ho la bambina. Non voglio nulla, non chiedo nulla. Se Leonardo vuole, qualche volta può venire a vederla e basta. Il bene della bambina, ma lasciate stare, ripeto. Ci penso io, perché darvi questo pensiero? Ma se per lei ho sofferto il supplizio più crudele che una donna possa soffrire. Perché non avete figli voi? Sapete dire. Non avete figli e vorreste la mia. Dovreste essere voi la mamma. Io? La mamma? Ma che dite? Ma come lo dite? Ma sarei la schiava io della vostra bambina, non la mamma. Ma non capite ancora. E voi non sentite che io sono qui davanti a voi. Se voi si accettaste il sacrificio, la vostra bambina mi avrebbe in continua adorazione, perché lei sola che mi manca, e tutta me stessa io le darei, io avrebbe tutto, tutto con me, un nome, il nome di suo padre. Uscirebbe da quest'ombra e avrebbe un avvenire bellissimo. Un avvenire che voi perdonate. E con tutto il vostro amore, voi non potrete mai darmi. Oddio, oddio, ma è follia questa. La volete per voi, mia figlia. Per voi dunque la volete, non per Leonardo. Non voglio il marito io! Pronta a lasciarvelo ancora, qua, qua con voi, sì. Il padre voi dovete darmi, perché egli ora da me non può più ritornare, se non così. Come padre. Mi sembra una follia questa. Non sono folle, no. Ma seppure lo fossi, chi? Avrebbe fatto impazzire. Vorreste fare come se tutto ciò che è accaduto non fosse accaduto? Come se non lo aveste commesso il delitto di rubare il marito ad una donna? Di dare a questo un marito una figlia. Per me è questo il delitto. Voi mi volete ridare il marito adesso? Beh, non potete più. Perché egli non è più soltanto mio marito adesso. E padre qua! Lo capite? E questo soltanto lo voglio. Dare tutta me stessa alla sua bambina. Per cui ho pianto, mi sono straziata. Ed io sola potrò darle quello che voi non potrete mai. La ricchezza, il nome di suo padre. Voi farneticate, signor. Le ho dato la vita io, il mio sangue, il mio latte le ho dato. Come non pensate a questo? È uscita dalle mie lisce. È mia. È mia! Che crudeltà è la vostra venirmi a chiedere un tale sacrificio in nome del bene di mia figlia. Elena! Leonardo! Elena! Leonardo! Guarda! Lia! Guarda! Lia! Mi è venuta per le bambine. La vuole! Non vuole te, ma lei! Ma come? Lei! Ma come? Senza dirmi nulla qua, ma come hai potuto far questo? Ma tu non è vero! Tu non puoi volerlo, diglielo che non è possibile! Ma lei che non sa che cosa voglia dire! La vostra, non la mia. Lidia, ti prego.
insieme a noi. Se non comprendi perché sono venuta. Sì, comprendo, non posso però vederti qua. Non sperate di mettermi d'accordo ora! Ma senti, è impossibile, ma come vuoi che ce la dia? Mai! Mai! Griderò, guardate, se non me ne andate! Ma Elena! Lidia, ti prego. Necessità non ammette pentimento. E io non mi pento che sei venuta. È follia la vostra. Non necessità. Crudeltà. Crudeltà, addossate a me la vostra colpa. Che è stata per me assai più crudele di quanto non sia adesso la vostra sorte. Io me ne vado. Ma pensate che l'unica soluzione, per quanto crudele, è questa che io sono venuta a proporvi. Ah, oh, per voi, per lui, sì, lo credo bene. Non per me. Per la vostra stessa bambina. E io? Ma io? Voi li mettete a posto tutti, tranquilli, felici, con la mia Dina? E come farò io qui sola? Come resterò io qui sola? No, basta, basta, zitta! Zitta, è mostruoso. È impossibile, no, noi non possiamo separarci. Va, va, Lidia, ti prego, va! No, lei sola, no! Tu con me! Vattene! Vattene, lasciami in pace! Egli resta qua! Dov'è sua figlia? La casa. Dove sono i figli? Sola, poiché non volete restare voi, resterò io. Non potrete così più negare il male che m'avete fatto, perché io volevo ripagare con il bene della vostra bambina. Va a raggiungere. Zitta! È finita. Ma come potevo io? Basta, Elena, lo capisci? Non posso più sentirti parlare ora. Ti ho dato ragione, basta! Ma vai via con me, vattene su. Non l'hai sentita, basta ora. Basta per sempre. Ti proibisco di parlarne ancora. È finito. Tutto. Babbo, mi hai portato la campagna? La campagna, sì. Eccola qua, vedi? Te l'ho portata. Una bella, bella campagna. Sì, che bella che è. Con tutte le pecorelle che volevi, tutti gli alberetti. Adesso ti faccio vedere, guarda. Sì. Quante pecorelle? 10, 20, c'è anche l'erba, vedi? Vedi quanta? Sì, sì. E adesso la stenderemo qua, dentro il coperchio. E ci metteremo tutte queste pecorelle che mangiano l'erba. Ti piace? Sì. E il pastore? Eccolo qua, il pastore, lo vedi? Ha la tunica, un pastore vecchio, che sente freddo, tutto coperto con questa tunica. Perché è il pastore, papà? Perché è vecchio. Oh, il cane, guarda, papà. Sì, sì, il cane. Aspetta, ce ne deve essere un altro. Eccolo qua. E ora continua tu, tesoro. Ho da parlare con la mamma. Parlava del nome, sai? Che nome? Che tu potresti darle il tuo nome, lei consentirebbe. E come? Per adozione? Non tormentarmi, basta, Elena, t'ho detto. Certo. Le offrirebbe una bella casa, una vita ricca, agiata. Con che altri giocattoli, figuriamoci, non potresti giocare tu. Se non discorsi da fare codeste con la bambina di là che ascolta. E questo però è un po' il vostro disegno. Farmi sentire tutto al peso. Stancarmi, schiacciarmi. Ma che disegno perfetto. E io che stavo ancora a sentire che cosa volesse. Non voleva niente. E voleva tutto. Chi voleva tutto che cosa aveva? Come se n'è andata chi voleva tutto? Perché non te ne vai pure tu con me? Io voglio che tu te ne vada! Te l'ho detto, te ne ho supplicato! Non posso vederti più qua, lo capisci? Non voglio! Leonardo, vattene! Per Dio, ancora! Mi dai Dina? Ma che dici questo mai no? Ma smettila! Scostati. Non arrischiarti più a dirmi vattene!
vattene vuol dire darmi la bambina. Mai! Mai! Non sta zitto! Io sto qua. Così volete arrivarci? Ci sono arrivato da un pezzo io, Elena. Tu cominci a disperarmi soltanto adesso. Ma come potrei darmela? Come posso dartela? Non posso! Hai detto 100.000 volte, va bene, va bene, va bene. Abbiamo inteso. Restiamo così. No, così no. Così no, non è possibile. Questa è una disperazione. Ma tu a me, la disperazione? Ma sono spazzato, sono mandata via. Che cosa vuoi di più? Ora qua c'è la bambina. Per me, per te, basta. Per me non c'è altro che Dina. Ma per te c'è lei che ti aspetta. Aspetta? Sì, sperando che io mi stanchi di vederti qua, di soffrire la tua presenza. Perché magari un giorno, con la scusa di portarla a spasso qualche mattina, te la lasci portare via. No, sai? Non la farò più uscire con te, non lo sperare! Sì, va bene, siamo prigionieri per sempre, io e te. Ti piace? Io e te? E la bambina qui con noi, in prigione. In prigione con papà. Senti. Senti, ora non posso. Ma se tu te ne vai, io ti prometto, no, ti giuro. No, Elena, niente promesse. Ti giuro, appena ne avrò forza, appena mi sarò convinta che veramente faccio il suo bene, te la porterò io! Ma se già ne sei convinta! No! No, ora no! Non la vattene tu! Vattene! Lasciami! Appena potrò! Te lo giuro! Ora o non più, Elena. Dammela! È meglio per te! No! Non potrai più, non potrai mai! Oh,